Lavoro in Africa, sono un archeologo africanista, ho diretto la missione archeologica nel sud-ovest della Libia fino al 2011, quando con tutta la missione eravamo in Libia e è cominciata la guerra. La mia attività si concentra adesso in altri paesi, in particolare i progetti sono nell'Africa confine tra Sahara e Sub-Sahara, nello specifico in Algeria e in Kenya. E in Algeria stiamo ragionando su come utilizzare questo straordinario patrimonio che è l'arte rupestre. Tutti i siti dove ho lavorato, in Libia, nel Tlacacus, in Algeria, nel sud-est, in Tunisia, in Chad, in Kenya, hanno tutti una cosa in comune, sono tutti siti UNESCO. E ciascuno di questi ha come parte fondamentale l'arte rupestre, che è questo straordinario archivio visivo dell'umanità che ha un'antichità profondissima, che noi siamo abituati a riconoscere in Europa quando uno pensa alle grandi grotte francesi o spagnole, ma l'arte rupestre africana è un fenomeno straordinario. Quindi io, lavorando e portando il modello che abbiamo costruito in Libia in 25 anni di attività, ho esportato questo modello anche in altri paesi, in particolare in Kenya, dove adesso recentissimamente è stato firmato un accordo di cooperazione tra la nostra Agenzia per la Cooperazione Internazionale e i Musei Nazionali del Kenya. Uno degli asset importanti è quello di formare i giovani studiosi keniani a ragionare sull'arte rupestre e utilizzare questo particolare segmento della nostra storia dell'umanità per favorire lo sviluppo del turismo sostenibile. E io penso che l'Italia ha una fortissima competenza in campo UNESCO, abbiamo una grande tradizione, abbiamo espresso per moltissimi anni il direttore del Centro Patrimonio Mondiale, Francesco Bandarin, quindi abbiamo tutti gli elementi, abbiamo moltissimi siti archeologici dove lavoriamo, che sono siti UNESCO, e il nostro lavoro spesso contribuisce a che questi siti divengano siti UNESCO. Mi domando perché non si possa creare una struttura operativa, ovviamente fortemente integrata con le attività del Ministero degli Affari Esteri, per poter favorire quello che è il processo più complicato per i paesi, soprattutto dell'Africa subsahariana, e cioè quella faticosissima fase di studio e di preparazione dei dossier che poi sono fondamentali per questo processo. L'arte rupestre può essere una chiave, perché è facilmente comunicabile, è di straordinario impatto visivo, tutti la possiamo capire, e può essere quindi una sorta di grimaldello per interagire con le strutture locali, con i governi, che sono ovviamente molto poco attenti a queste tematiche. E quindi una unità specializzata che aiuti nella preparazione dei dossier, come in Italia per nei piccoli centri che pure hanno bisogno di essere aiutati a mettere insieme tutta la documentazione che l'UNESCO richiede. Sì, in qualche modo l'idea potrebbe essere quella. Ovviamente noi come sistema paese abbiamo un formidabile bagaglio di conoscenze che poi vanno a declinarsi diversamente a seconda dei contesti. Per esempio siamo abituati a un'archeologia palaziale, a un'archeologia di siti, di città. Questi fenomeni non esistono in Africa, non esistono città, la più grande città aveva 20.000 abitanti, quindi stiamo parlando di un fenomeno diverso. Ecco, forse ragionare, visto che siamo anche nell'anno dell'African Heritage, e visto anche le crescenti interessi che il nostro paese ha nello sviluppare i rapporti con i paesi dell'Africa subsahariana, vedi il recente viaggio del Presidente Mattarella in Kenya proprio, no? Quindi secondo me potrebbe essere un processo che poi eventualmente si può replicare anche in altri contesti, in altri sistemi. Io partirei dall'Africa perché è casa mia. Ma tornerete a scavare in Libia? Allora, in Libia, io lavoro nel sud della Libia, siamo proprio nel centro del Sahara. Se si punta a un compasso dove lavoro io, 300 km intorno c'è soltanto sabbia e roccia. Però è anche la zona dove passano i traffici clandestini, dove c'è il traffico degli esseri umani, dove ci sono tantissimi problemi. Quindi l'ambasciatore italiano a Tripoli, Giuseppe Buccino Grimaldi, che ci ha aiutato tantissimo in questi anni così difficili per il paese, ancora mi sconsiglia di andare come missione archeologica. E quindi possiamo sicuramente, e stiamo ricominciando ad andare in Libia per fare degli studi sui materiali sulla costa, a Tripoli, studiando i materiali che sono nei musei e aiutando i colleghi libici nell'attività di catalogazione e gestione. Io me lo auguro, perché quando mia figlia ha fatto un anno di età stava con me nel deserto del Sahara a 1500 km di distanza da Tripoli, poi dipende ovviamente dal quadro internazionale.